Eccoci qua ragazzi, siamo online, la serata di pugilato è ufficialmente partita e stanno salendo sul ring i primi due ragazzi che si sfideranno. Sono due ragazzi molto giovani, combatteranno sulla distanza delle tre riprese da due minuti. È appena salito sul ring Berardi Lorenzo della Quadraro Box. Contro di lui Bergantini Matteo della Santa Marinella Ring. Io sono Valerio e questa è Box Live. Per chi è la prima volta che sta qui, la regola è ovviamente quella di iscriversi. È una regola non scritta, ma vale, eh. Come ricordava il ring announcer, questi due atleti sono molto giovani. Ciao Titto, ciao Costantino. Allora, abbiamo questa sera 4 match di pugilato A o B e poi ci sono 2 combattimenti di pugilato professionistico con l'ultimo match che sarà disputato da Armando Casamonica. Parte il primo round. Bergantini, angolo blu. Berardi, angolo rosso. Scambi molto accesi già dalle prime battute. I ragazzi sono entrambi molto longilinei. Si è un po' buttato adesso in avanti Bergantini, in effetti viene subito richiamato dall'arbitro, ma ora in avanti Berardi. Un colpo forse con la mano un pochino aperta, in effetti viene subito richiamato dall'arbitro Berardi. Bel gancio destro di Bergantini, replica subito Berardi, bellissimo match, bei colpi lunghi. Berardi adesso sta provando a mettere un po' di pressione a Bergantini, in effetti sta riuscendo a portare Bergantini all'angolo, ma vediamo che esce bene anche dall'angolo Bergantini. Bel montante destro di Bergantini, ma Berardi è sempre in avanti. Bel gancio sinistro di Berardi, forse un po' la testa bassa adesso di Berardi, ma entra un bel gancio ancora sinistro di Berardi. Match molto equilibrato, forse Bergantini sta subendo un pochino lo sprint che ha fatto proprio all'inizio, sembra adesso un po' privo di energie per contrastare l'avanzata di Berardi. Fine del primo round, un round molto acceso, bellissimo. Ciao Sergio, intanto salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno raggiungendo. Ciao Luca, ciao Christian, ciao Kevin. Armando combatterà alla fine della serata, il main event. Ci sono 4 combattimenti di pugilato A o B, questo è il primo. Poi ci sono 2 match di pugilato professionistico, di cui appunto uno è di Armando. Sta per iniziare intanto il secondo round. Buoni secondi. Ricordiamo che oggi è il compleanno anche della Quadraro Box, la palestra di Roma che ha organizzato questo evento. 13° compleanno. Bene. Con il piede perno Bergantini si sottrae all'avanzata con i colpi diretti di Berardi. Tutte e due pugili molto tecnici, con le braccia molto lunghe. Stanno portando moltissimi colpi diretti, bellissimi.
un po' le mani basse a tratti Bergantini quando indietreggia, a volte viene sorpreso appunto da questi colpi di Berardi. Adesso mette una buona serie, ma non se n'è forse neanche accorto troppo, perché poi se n'è andato, in realtà avrebbe dovuto spingere un po' di più. Ha degli ottimi sprazzi Bergantini, un po' più costante Berardi. Bergantini sta portando molti montanti, Berardi tantissimi colpi diretti. Un po' più carico in questa fase Berardi. Bergantini si sta sottraendo un po' troppo dal match. Questo è un qualcosa che viene letto ovviamente dai giudici come un qualcosa che può penalizzare poi ai fini del verdetto. Di fatto il match lo sta cercando con più carica Berardi. Ottimi colpi adesso di Bergantini, che sul finale di questa ripresa ha messo 3-4 colpi in fila. Diciamo come sostanza, come continuità, sicuramente Berardi sta facendo qualcosina in più. Bergantini, quando muove le mani, arriva a segno. È un match molto equilibrato. Grande Michele. Tutor Matt, il nostro amico matematico. Ovviamente a tutti gli amici che sono collegati, che ancora non l'hanno fatto, ricordo di mettere like alla live, anche per premiare gli sforzi organizzativi della Quadraro Box e soprattutto per fargli anche gli auguri. È un modo per fargli gli auguri, ragazzi. Regaliamogli una bella diretta piena di pubblico e di like e di seguito. Terzo ed ultimo round di questo primo match, molto equilibrato. Buone combinazioni da parte di Bergantini, un pochino più preciso, meno costante, ma forse un pochino più preciso. Molto costante e continuo nell'azione Berardi. Ottima uscita adesso di Bergantini. Un pochino in avanti con la testa adesso entrambe, dovrebbero cercare di stare un po' più composti. Prova un gancio destro Bergantini, passa bene sotto Berardi. Ancora un montante destro di Bergantini. Ancora un montante destro, il colpo preferito di Bergantini in questo match. Buono adesso Berardi, un pochino più stanco rispetto alle prime due riprese. Ha dato tantissimo Berardi, è andato sempre avanti alla ricerca dello scambio. Berardi ora torna all'attacco, bel destro di Berardi pieno. Sono entrambe molto stanchi, ma sono ovviamente molto giovani, quindi la tenuta sul ring è un qualcosa che si acquista poi con il tempo. Un po' con la testa bassa adesso Berardi, l'arbitro sarebbe forse dovuto intervenire. Il match si sta per concludere, fine del match, molto molto bello. A me personalmente sono piaciuti molto tutti e due. Il terzo round lo darei a Bergantini, il secondo lo darei a Berardi, anche se nel finale Bergantini si è fatto ovviamente preferire per aver portato una bella serie. Il primo molto equilibrato, ora vediamo. Esatto, e vai Titto, mi hai anticipato, ma non ti hanno risposto, quindi
rinvito i ragazzi che ci stanno seguendo a fare il loro pronostico. Allora, tu Titto cosa dici? Ciao intanto anche a Cristian. Grande Cristian. Allora, intanto che stai, diciamo, parlando dell'Academy, dopo ti dico una cosa importante. Adesso vediamo il verdetto. Verdetto di parità. Verdetto di parità, che io trovo veramente giusto. Sono stati due combattenti che non si sono risparmiati. Come vi dicevo, Berardi l'ho preferito per aver insistito fino all'ultimo. Bergantini mi è piaciuto un pochino di più per la precisione e per aver centrato, diciamo, il bersaglio molte volte con il montante destro, che è un colpo difficilissimo da incastrare. Ma torno da voi e torno dal mio amico che vuole abbonarsi all'Academy con una sorpresa, ragazzi, perché ovviamente è periodo di Natale e qui c'è Babbo Natale che ci regala il 50% di sconto sull'abbonamento annuale sulla nostra Academy. E quindi, ragazzi, è il momento giusto per allenarsi al prezzo migliore. Abbiamo capito, il 50%, dai, via. Allora, secondo match della serata. Questo è un match veramente bello. Questo è un match veramente bello. È appena entrato Massimo Spada della Tiberia Boxing Club. Contro di lui, sempre per la Quadraro Box, Dario Giuliani. Sono entrambe pugili junior e questi qua pesano 64 kg. Giuliani contro Spada. Match molto interessante. Ettore dice che sono io in versione Babbo Natale. In realtà, Ettore, quello era proprio Babbo Natale. Si è allenato tantissimo nella nostra Accademia e ha messo il fisicaccio. Sembro io, grazie per avermi paragonato a Babbo Natale. Ma ciao Reda, ecco qua, è iniziato il primo round. Subito in avanti Giuliani. Entrambe i pugili stanno con il sinistro avanti. Spada adesso alle corde. Bene ancora in avanti Giuliani, questi ragazzi del Quadraro sono molto aggressivi. Il coach Setaro li carica con la 2.20. Sono molto aggressivi e questo è un bene, è una caratteristica che in realtà fa apprezzare molto i pugili. Poi ovviamente da lì bisogna costruire tutto anche il match, quindi in termini di tattica, di strategia, però l'aggressività è un bel fattore. Ora Spada di esperienza gira Giuliani. 1-2 di Spada. Un pochino in avanti. Non si stanno risparmiando neanche nelle fasi di clinch. Giuliani viene invitato dall'arbitro ad ascoltare di più. Fine del primo round. Forse una leggera preferenza per Giuliani. Certo. C'è il papà di Armando che sta chiedendo se,
Stiamo registrando. Aspetta, aspetta. Buonasera a tutti ragazzi, guardateci la nostra diretta. Un altro pro, c'è una bella sorpresa, c'è Armando Casamonica con la nostra regia. Questo era direttamente il papà di Armando che ci saluta. Alex, eh sì, un bel weekend pieno di pugilato. Allora, siamo ancora in pochi a aver messo like alla live. È un male questo, ragazzi. Non va proprio bene. Bel gancio sinistro di Giuliani. Spada sta un pochino tentennando troppo per prendere l'iniziativa e viene sorpreso da questo bel gancio sinistro di Giuliani. Ora braccia basse per Giuliani, 1-2 ancora a segno. Spada sta provando a reagire in maniera un po' aggressiva, adesso si sfidano entrambi con le mani basse, il match si sta accendendo, sta prendendo una piega che difficilmente l'arbitro riuscirà un po' a far cambiare, perché il match si sta veramente spingendo in là. Giuliani un po' più alto, gode di un allungo maggiore. Ottima scelta di tempo anche per Giuliani, riuscito a schivare questo bel gancio di Spada. Un po' in avanti adesso con la testa a Spada, ecco che viene invitato dall'arbitro a tenere la testa in asse. Bel sinistro di Spada, ora fase di scambio all'angolo. Bel destro adesso di Spada. Il match ha delle fasi nelle quali prevale l'uno e poi subito dopo prevale l'altro. Il terzo round sicuramente sarà un round molto importante. Continuano anche dopo il gong, non si stanno veramente risparmiando e soprattutto stanno veramente in una fase nella quale combatterebbero anche nel riposo. Vediamo se finito il match avranno comunque sia un contegno più sportivo. Nel frattempo Babbo Natale si scippa, ragazzi, si scippa per voi. A breve nella nostra Academy avremo anche allenamenti proprio con Armando. Nel frattempo inizia la terza ripresa. Fase di dentro e fuori dove ciascuno cerca di colpire l'avversario, ma subito dopo si sottrae, quindi non si sono riusciti a colpire in tantissimi degli scambi che hanno portato in queste fasi. Da lontano adesso Giuliani con il jab prova ad aprire un po' la guardia di Spada. Spada centro ring, prova il gancio destro e poi il sinistro, nessuno dei due va a segno. Bene adesso in avanti Giuliani con questo jab lungo. Spada però schiva, quindi questo round si sta svolgendo. Ecco qua, questo è uno scambio buono. Ma anche in quello scambio si sono portati un paio di colpi ciascuno. Forse il match potrebbe essere anche compromesso da una scorrettezza di troppo che l'arbitro potrebbe
poi togliere un punto a qualcuno. Vediamo se ciò accadrà. Bel jab ancora doppiato di Giuliani. Fase di incrocio, hanno avuto la stessa idea. Incrociare il destro è pericolosissimo. Dieci secondi alla fine del match. Bel gancio sinistro sul finale di Giuliani. Continuano i due. Eh no, adesso qualcuno dovrebbe fermare Giuliani. Si stavano un po' accendendo gli animi, ma oggi è un momento di festa, dovrebbero cercare un po' di stare sereni, perché comunque hanno avuto 9 minuti per per muovere le mani. Adesso basta, è finito il match. Speriamo che si concluda il tutto con un abbraccio, farebbe veramente bene a entrambi, ma continuano a guardarsi male. Speriamo ci sia un pareggio, ragazzi, sarebbe veramente un verdetto sia giusto sia più sicuro. Forse una leggera preferenza l'avrei data, cioè la darei a Giuliani, non so a voi, ragazzi. Ecco qua, hanno fatto pace, ma continuano ancora a guardarsi un po' male. È di parità, vediamo. No, vince qualcuno dei due. Stretta di mano. E niente. Speriamo che scendano presto. Ok. Si intuiva che sarebbe continuato questo astio che non sono riusciti ad esprimere appieno sul ring. Comunque, verdetto giusto anche secondo me. Allora, intanto che stiamo in questa fase dove stanno sedando un pochino gli animi, ricordo a chi ancora non lo facesse che noi abbiamo anche un profilo Instagram sul quale pubblichiamo tantissimi contenuti, ovviamente esclusivi, dove facciamo tanti sondaggi anche per cercare di capire come vanno poi i match anche mondiali, quindi in tantissimi hanno vinto anche grazie ai nostri sondaggi e ai nostri pronostici. In ogni caso, non si stanno menando fuori dal ring, come giustamente Lorenzo Chiesa ci chiede. No, Lorenzo, per fortuna si sono solamente un attimo offesi con qualche parolina di troppo anche sotto dal ring, però poi sono intervenuti per fortuna gli adulti e hanno sedato un po' gli animi. Passiamo adesso agli Youth. Abbiamo Fabio Sgrulloni della DBT Box, angolo blu
71 kg contro Cefali Gabriele della Casal Bruciato. Sono entrambe appunto youth, pesano 71 kg. Sgrulloni contro Cefali. Sgrulloni angolo blu. Fate ovviamente ancora in tempo a condividere questa live, cerchiamo di portare più amici possibili. Fabio Sgrulloni contro Gabriele Cefali. Ecco qui che vi linko anche il sito dove c'è la nostra palestra online. All'angolo blu c'è Sgrulloni, all'angolo rosso c'è Cefali. Ciao intanto anche a GM73 Tecno. Cefali all'angolo rosso, ora è in una buona fase di uscita con il piede perno. Sgrulloni stava in pressing, però poi non ha approfittato del pressing che aveva fatto. Bel destro schivato, però da Sgrulloni. Sgrulloni comunque al centro ring, per ora sta riuscendo a spingere all'indietro il suo avversario, però non basta questo, dovrebbe anche approfittare di questa sua facilità nel portare l'avversario addosso le corde. Ma non riesce a trovare la distanza Sgrulloni. Cefali ha le braccia più lunghe, è più alto, riesce a portare i colpi da una distanza maggiore, quindi Sgrulloni dovrebbe in qualche modo avvicinarsi, magari incrociando i colpi, però poi dovrebbe appunto partire, perché avanza, avanza, ma non colpisce. E questo non fa che facilitare Cefali, che poi riesce anche ad uscire bene con questo piede perno ogni volta che Sgrulloni prova a fare queste incursioni. Bellissima ancora uscita, prova adesso anche al corpo Cefali. Pugile molto giovane ma già con una buona padronanza del ring Cefali all'angolo rosso. Sta prendendo in pratica l'iniziativa soltanto lui. Sgrulloni non sta riuscendo a trovare la chiave del match. Bene ancora Cefali, tre colpi e poi uscita in piede perno. Ottimo uso del jab per Cefali. Prova adesso Sgrulloni ad andare in avanti ma senza successo. Bel destro, poi passa sotto Cefali. Ancora con il jab Cefali. Fine del primo round. Ovviamente in questo caso non avrei dubbi ad assegnare la ripresa a Cefali. Ciao Valerio, salutami tuo padre allora, il grande Pietro Mulas. Alberto Terenzi, allora youth
youth dovrebbe essere fino ai 17. Eh sì, Titto, hai pienamente ragione. Cristian Flacco, dici anche tu, angolo rosso. Sì, non ci sono dubbi, ragazzi, ha vinto sicuramente questo round Cefali, angolo rosso. Ma stiamo per iniziare il secondo round, vediamo adesso se cambia qualcosa o se Cefali prende ancora più vantaggio. Se non cambia qualcosa nella strategia, sgrulloni, sicuramente Cefali continuerà a martellarlo con questi jab e poi con questi destri precisi. Bello anche questa combinazione di Cefali, prima al volto e poi al corpo con lo stesso braccio. Bellissimo questo sinistro, indietro poi sinistro destro. Pugilisticamente più fantasioso e più concreto Cefali. Bel sinistro destro e poi gancio di Cefali. Pugile che sta portando tantissimi colpi e sta schivando proprio al momento giusto. Quando succede questa cosa, in gergo si dice che ha preso il tempo all'avversario. Vedete come riesce a colpire. Ora mette anche montanti e riesce a non farsi colpire. Come sta accadendo? Colpisce e schiva sempre bene. Colpisce con entrambe le braccia, vedete, ormai ha preso proprio il tempo, la distanza anche per portare questi colpi al corpo e poi schiva bene. Un po' troppo contratto sgrulloni, dovrebbe fintare forse un po' di più e poi prendere coraggio e partire. Bel destro e poi schivata sempre sul gancio sinistro dell'avversario da parte di Cefali. Prova adesso ad abbassare un po' le braccia a Cefali, sta anche esplorando un po' altre combinazioni, sta cercando di divertirsi un po' anche in guardia destra adesso con il destro avanti. Molto preciso Cefali, continua a martellare sgrulloni che non riesce a trovare la distanza, ma comunque ci sta provando. Questa uscita in piede perno è veramente buona da parte di Cefali. Fine del secondo round. Torno a leggervi, vediamo. Intanto ciao anche a Ciccia Bomba. Allora, Cristina Bignardi, no, non pesano 75 come suggerisce il nostro amico Lorenzo, ma pesano 71. Ale, allora, della DBT, sta combattendo adesso sgrulloni. Augusto combatterà dopo questo match. E comunque Armando, ragazzi, combatterà alla fine della serata, nell'ultimo match della serata. Terzo ed ultimo round. Stiamo vedendo veramente un buon pugilato proposto da Cefali soprattutto. Nelle fasi di bagarre da vicino comunque riesce a portare anche qualche colpo a segno sgrulloni, che continua un po' a provarci ma senza troppo successo. Cefali è troppo bravo per lui, almeno in questo match.
colpi lunghi, colpi corti, tutte e due le braccia usate appunto da Cefali. Sta continuando ad aumentare il vantaggio netto. Ora Cefali riesce anche a portare lui alle corde il suo avversario, che ora tenta anche di legare. Sgrulloni ha dato tantissimo nelle prime due riprese. Ora è fiaccato anche nella volontà proprio Sgrulloni, perché comunque ha portato tanti colpi che sono andati a vuoto. Nel frattempo ha subito un po' qualche combinazione, quindi sicuramente nel suo morale adesso non c'è proprio il top della forma. Ragazzi, non c'è il terremoto, ma nello stesso punto dal quale sta il nostro cameraman, che comunque un ragazzo, eccolo qui, lo vedete Silvano, non so se si vede perché c'è comunque sia poca luce, ma adesso mettiamo, eccoci qua ragazzi, non ci sono... Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Se stanno a meno questi, come stanno a no? Sta andando benissimo, sta vincendo... Cefali, angolo rosso. Okay. Vabbè, il terremoto è finito. Terremoto finito, il nostro cameraman sta sopra tranquillo. Grande Silvano. Fine del match. Non avrei dubbi nel dare la vittoria ovviamente all'angolo rosso, Cefali. No Ale, era la voce di Silvano, il coach di Armando. Allora, rispondiamo intanto anche a Cristina. Dopo ci sono i 75 kg. Combatterà Giaconella Davide della Quadraro Box contro Meloni Augusto della DBT, sono entrambe senior, quindi questi sono maggiorenni. Allora aspettiamo intanto il verdetto, ma direi tranquillamente che ha vinto appunto l'angolo rosso. Ottima prestazione per Cefali. Intanto Babbo Natale ci ricorda che nella nostra Academy ci sono tutti gli abbonamenti ad un prezzo speciale, proprio per il fatto che ci stiamo avvicinando al Natale. Stiamo per assistere comunque invece qui al ultimo match per quanto riguarda ovviamente il pugilato A o B. Poi ci saranno due match di pugilato professionistico. Intanto a Christian, non so risponderti Christian perché non ho il loro record, ma è molto semplice trovare. Intanto dico a Valerio Mulas di salutare anche Sandro, che è lo zio. Conosco bene entrambe, sia tuo papà che tuo zio. Eccoci qua, stanno annunciando proprio l'ultimo match di pugilato A o B. Questi sono 75 kg. Davide Giacomella contro Meloni Augusto.
Giaconella contro Meloni. Sono 2,75 kg, molto robusti, non sono altissimi, ma vedete hanno comunque sia una struttura particolarmente solida. Solitamente una struttura così si accompagna a una buona esplosività. Vediamo se questi due pugili mantengono le nostre aspettative. Inizia il primo round, vediamo. Giaconella alla rincorsa di Meloni. Buon lavoro finora sui colpi dell'avversario da parte di Giaconella. Meloni sta portando diversi jab mentre indietreggia. Uno, due di Meloni. Molti jab da parte di Meloni, che comunque Giaconella sta schivando senza troppi problemi. Ecco, forse dovrebbe provare un po' a tagliare la strada al suo avversario Giaconella invece che rincorrerlo in questa maniera, perché altrimenti rischia di non trovare mai la misura. Vedete, lo sta rincorrendo per tutto il ring, invece dovrebbe tagliare la strada, quindi andando in diagonale anziché muoversi anche lui in maniera circolare. Bel gancio destro però intanto di Giaconella, che riesce comunque in qualche modo a tagliare la strada al suo avversario, seppure solo con un colpo. Boxare un pugile che si sottrae dallo scambio come sta facendo Meloni non è assolutamente semplice, però come anche sta suggerendo il pubblico, Giaconella dovrebbe chiudere la strada al suo avversario, quindi muovendosi per diagonale in linee rette. Ancora un gancio destro per Giaconella. Grazie, ciao caro. Continua il match in questo modo. Meloni gira, Giaconella lo insegue, ma pochi sono i colpi che effettivamente vanno a bersaglio, perché la maggioranza dei colpi viene schivata o parata. Fine del primo round. Hanno fatto più che altro una sorta di maratona, girando intorno al ring, hanno fatto tantissima strada. Vediamo se adesso Silvano, vedete, gli sta suggerendo di chiudere, ecco quello che stavamo dicendo proprio adesso, di chiudere la strada al suo avversario. Se riesce a chiudere la strada, ovviamente può avere la possibilità di portare i colpi a segno, altrimenti perde il tempo a rincorrerlo. Stavolta l'ho detto anche bene, parola difficilissima da pronunciare. Vengo intanto a leggervi, vediamo se Amedeo combatte fra circa mezz'ora. Reda non ne sarei sicuro, ma sì, si vocifera questa cosa. Stiamo a Roma, stiamo al teatro Cinecittà 3. Inizia intanto il secondo round, vediamo se i suggerimenti di coach Setaro funzionano e quindi
vediamo che in effetti qualcosa sta cambiando. Giaconella sta riuscendo a mettere a segno qualche colpo. Buone schivate da parte di Giaconella. Adesso dovrebbe chiudere la strada, appunto. Ma sta tornando un po' a rincorrere Meloni, che continua ad avere questo atteggiamento un po' di volersi sottrarre dal match. Comunque è una strategia anche quella di Meloni, ovviamente non è delle più apprezzate soprattutto dal pubblico, ma è a tutti gli effetti possibile fare come sta facendo Meloni, sottrarsi dagli scambi per poi decidere quando portare i colpi. È fattibile, in effetti lui lo sta facendo anche bene, soprattutto in questa fase dove comunque sta aumentando un po' il numero dei colpi portati. Nel primo round è stato molto più attento a girare che non a portare colpi, adesso sta aumentando un po' la mole, appunto, di colpi. Giaconella si è un po' fermato invece, anche se lo sta inseguendo, si è fermato con i suoi ganci, dovrebbe portare, ecco, qualche gancio da una distanza migliore, ma ovviamente non è facile. Esce ancora bene Meloni. Buone combinazioni da parte di Meloni, che però adesso spinge l'avversario, viene richiamato dall'arbitro. Giaconella un po' più statico anche sul busto, sta subendo forse qualche serie di troppo rispetto soprattutto alla prima ripresa. Secondo round comunque che sta vincendo Meloni. Giaconella dovrebbe approfittare di queste schivate che fa per accorciare rapidamente la distanza e poi per mettere i suoi colpi. Schivare non basta. Intanto finisce il secondo round. Non è semplice, non è semplice. Giaconella ha la faccia di uno che ci sta provando, ma non ci sta riuscendo. Nel frattempo il coach Setaro gli starà dicendo come fare. Vediamo se quello che gli sta dicendo servirà proprio per cambiare un po' il match, oppure se non riuscirà a mettere in pratica tutte le cose che gli sta dicendo. Grazie intanto a Ciccia Bomba, che ricorda ai nostri amici online di mettere like alla live, altrimenti ragazzi è come fare un po', non so, i guardoni, cioè stiamo qui, dobbiamo comunque contribuire anche alla buona riuscita di questa diretta, un semplice like vale tantissimo per YouTube, quindi veramente basta poco per partecipare. Intanto ottime combinazioni da parte di Meloni, che nel frattempo ha preso un po' di sicurezza in più. Giaconella dovrebbe assolutamente provarci, perché altrimenti scenderà dal ring con questa sensazione di non averci, ecco, provato a sufficienza. Schivare va bene, ma poi bisogna partire. Se si fallisce una volta bisogna riprovarci, insomma bisogna continuare a provarci finché si sta sul ring. Viene richiamato adesso dal suo angolo a fare qualcosina in più. Problemini per Meloni con il caschetto, ma Giaconella è molto sportivo, lo aspetta.
Intanto si riparte. Adesso dovrebbe proprio entrare dentro l'azione, dovrebbe entrare dentro in qualche modo, inventarsi qualcosa Giaconella, perché questo lo sa fare, ma poi appunto dovrebbe essere più concreto con i colpi. Sta portando tantissimi colpi nel frattempo Meloni, sembra aver trovato anche la strada per qualche combinazione più lunga. Colpisce e si sposta bene Meloni. Giaconella non riesce a trovare il tempo né la distanza, almeno per ora. Vediamo se... cambia qualcosa. Grande Emiliano. Nico, allora, Armando combatterà, sì, circa le 8.30, 8.40, diciamo, dai. Vedete queste fasi di schivata da parte di Giaconella sono buone. Ecco. Ma dovrebbe schivare e alzarsi già con un colpo e andare mentre colpisce in avanti, perché il suo avversario non sta fermo lì, ma come vedete non si è fermato un attimo. Meloni sicuramente ha fatto bene, perché Giaconella ha proprio l'aria di avere colpi pesanti. Adesso va a segno Giaconella con un bel jab dopo essere uscito indietro, quello che stavamo dicendo, appunto dovrebbe uscire e rientrare subito. Il movimento di busto va benissimo, ancora un bel jab. In questa ultima fase del match Giaconella riesce a portare a segno due colpi. È un'esperienza che sicuramente gli servirà tantissimo. È un piccolo deficit, è una piccola lezione di pugilato che sicuramente avrà appreso in questo match Giaconella, che appena tornato in palestra saprà su cosa lavorare da subito. Meloni si chiama Augusto, Augusto Meloni. Fratto, minorenni e maggiorenni dello stesso peso possono combattere insieme se non hanno troppo divario di età. 17-18 possono combattere, 15-18 no. Vince angolo blu Augusto Meloni, come abbiamo appunto detto durante tutto il match. Grande Angelo, ciao caro, è un piacere leggerti. E complimenti a Christian per la vittoria. Christian Gasparri, un ottimo pugile italiano. Bravo Matt, bravo Matt. È mancata la rimessa. Intanto Ettore Canetti dice siamo 175 e ci sono soltanto 107 like. Come mai questa cosa, ragazzi? Ora siamo 180 e ancora 107 like. Se volete bene alla Quadraro, se volete bene al pugilato o semplicemente ad Armando, insomma, un like vale più di 1000 parole in questo caso. Intanto vi ricordo anche che abbiamo il nostro profilo Instagram sul quale pubblichiamo tantissimi contenuti esclusivi e dove facciamo tantissimi sondaggi, anche un po' per studiare insieme i match, anche mondiali. 14-16, no, 14-16 no. 14 può combattere con 13, 15 può combattere con 16, 17 può combattere con 16 anche. Ivano, ma nel pugilato ci sono regole differenti, dai, io direi anche per fortuna, perché a 17 anni non sei maturo fisicamente, figuriamoci se puoi fare con un trentenne. In effetti è una cosa che non mi piace questa qua. Allora, lo sconosciuto dice metto un like, Raniero di Fight Gym La Rustica, hai visto? Ti ho detto anche, ti ho fatto anche pubblicità. Intanto Red dà una chiave di lettura a questo fatto del divario fra partecipanti e numero di like.
assomiglia a Cristante. Io non so chi sia Cristante, lo vado subito a cercare. Adesso speriamo che non esca fuori il mostro di Loch Ness, altrimenti blocco il nostro amico Cristante. Cristante, ah ok, no vabbè, un giocatore della Roma, non lo conoscevo perché non seguo il calcio. Domenico Barbieri dice: dai ragazzi, i like servono, fanno bene al canale, che ci regala queste emozioni. Oh, grazie Domenico, grazie Domenico. Allora, visto che sei stato così cortese e gentile, facciamo entrare anche il nostro amico Babbo Natale, che si scippa un pochino perché appunto nella nostra Academy ci sono delle promozioni imperdibili. Qui adesso vi linko anche la nostra Academy. Nell'Academy faremo presto anche molti allenamenti insieme ad Armando, proprio per far in modo che chi ci segue e per chi si allena con noi nella nostra palestra online possa anche allenarsi con un pugile che stiamo seguendo in tantissime occasioni, proprio perché è un pugile che a noi piace moltissimo. Certo. Silvano ci teneva a farvi vedere anche questa esibizione della scuola di ballo proprio del Quadraro. Ora sono sul ring, ovviamente le potete vedere. Nicolò Carosio ci chiede: conoscete quel pugile? Credo sia un peso massimo fisico alla Ruiz, col tatuaggio di Hannibal Lecter sulla panza, credo sia serbo. Personalmente no, Nicolò. Allora, vediamo se ha ragione Reda. Ragazzi, in questo momento in cui ci sono molte ragazze sul ring, vediamo se ha ragione Reda nel dire che i like aumenteranno. A me sembrano che siano ancora intorno ai 130 i like. Grazie ancora Domenico che ci sostiene con affetto. Intanto Edo Cola, grazie anche a Edo Cola che fa i complimenti anche alla scuola di ballo. Nel frattempo qui anche il pubblico si è messo un po' a ballare in questo clima di restrizioni. Ecco, un po' di ritmo ci sta bene. L'unico che non è contento di questa esibizione forse è proprio YouTube, perché gli sta entrando questa musica che è coperta da copyright, quindi alla fine della diretta mi dirà: YouTube ha individuato questa traccia, quindi ti blocchiamo la monetizzazione. Intanto a Cristina rispondiamo subito. Allora, cara Cristina, adesso combatterà Loli Mauro contro San Filippo Christopher. Siamo ufficialmente entrati nella fase professionistica, quindi dopo questa esibizione ci saranno due match di pugilato professionistico fra Loli Mauro e San Filippo Christopher, e subito dopo Casa Monica Armando contro Abulaze Mamuka. Mamuka è imbattuto, è un georgiano imbattuto con due match, due vittorie. Alex dice: 10 like per ogni ballerina, è il minimo.
Domenico, l'audio non lo posso silenziare perché sennò poi entra troppa musica e YouTube si incavola. Ma se vuoi io mi silenzio per un po', almeno mi riposo anche le corde vocali. Ci scriviamo. Guarda, a più tardi ragazzi. Belli, ciao ragazzi, ciao, bello, bravissimo, bravo. È venuto a salutarci Cefali, molto bravo, un ragazzo che sta crescendo benissimo. Ciao Mirko. Ah ok, Domenico. Ok, Domenico, pensavo eri interessato alla musica, ma tanto ormai sai com'è YouTube, se entra una, entrano due o dieci, sempre che tanto ormai la monetizzazione te la scordi proprio, perché non vede l'ora YouTube che hai qualche contenuto che lo possa far agire in tali termini. Cefali è minorenne, è giovane, dovrebbe avere intorno ai 16 anni. Bobby Boop, Bobby Boop, Bobby Poop, mazza è difficile, oh. Te mandiamo tutti i like, grazie Mirko, oh, meno male, qualcuno che ci vuole realmente bene. Emanuele, fai complimenti al corpo di ballo. Allora, stiamo per veder salire sul ring i due pugili professionisti, entrambi italiani, che si sfideranno, appunto, Mauro Loli e Sanfilippo Christopher. Mauro Loli della Team Box Roma 11, mentre Sanfilippo Christopher della Ares Box. Sono entrambe super leggeri. Bravo Alex e Levi, hai colto proprio nel segno. YouTube è come il signor Bart dei Simpson, sta con le manine un po' così YouTube, quindi appena vede che uno sgarra ti demonetizza subito il video. Intanto siamo saliti a circa 200 spettatori online. Ragazzi, volete bene i vostri pugili? Allora mettete like alla live, perché non si può vedere quelle live che durano tanto e hanno due like in croce. Grazie a te Fabio, sono felice che apprezzi. Dopo il match di Armando, no. Armando chiude la serata pugilistica. Ivano Barbon, quando? Quando? Guarda, spero presto. Io avrei voluto fare anche un tour, avrei voluto fare tantissime cose. Qui per ora ci stiamo allenando insieme su Zoom con gli abbonati all'Academy. Presto faccio anche una diretta qui, ma nei prossimi giorni proprio. Quindi ragazzi, tenetevi informati su Instagram, perché nei prossimi giorni faccio una diretta di allenamento qui sul nostro canale YouTube. Quindi per ora possiamo vederci così, diciamo. Quando passerà questa situazione... Ciao caro, com'è andata? Abbiamo qui
il pugile che abbiamo visto inseguire Meloni. Abbiamo qui Giaconella, abbiamo Giaconella che ha inseguito per 3 round, poi ogni tanto lo prendevi, però ti ho visto che ci provavi proprio, ma comunque sei stato bravo perché ci hai provato, poi sei stato molto sportivo, quindi questo è già un merito e sai subito su cosa lavorare. Esatto, guarda, se vieni ti faccio salutare i ragazzi che sono online, perché sei un ragazzo molto sportivo e questo ci piace. Allora, ecco Giaconella, ragazzi, vi faccio salutare direttamente da lui. Ciao, buonasera, grazie per avermi visto il tuo evento e per il sostegno e tutto. Poteva andare meglio, ma è andata comunque. Grazie comunque. Grazie. Grazie, grazie a te, caro. Ecco qua, è un piacere, ragazzi, quando ci sono pugili che sono anche sportivi. È la maggioranza dei casi, dobbiamo essere sinceri. Allora, vediamo che avete anche scritto ancora altre cose. Amedeo Armando combatte dopo il match che stiamo per vedere fra Loli e Christopher San Filippo. Grazie Vincenzo. Domenico Barberi, forza raga, con i like non si pagano ma sostengono il canale che ci fa vedere la box. Parole sante di Domenico. Intanto ciao anche a Roli. Grazie Roli. Grazie Roli. Roli è un nostro caro affezionato. Grazie a te Trekking. Guarda, si potrebbe ovviamente fare ancora di più, ma come stavamo dicendo prima, adesso con tutte queste difficoltà degli spostamenti è tutto un po' più difficile del solito, quindi non ci lamentiamo ovviamente, perché non è da pugili, ma vi dico che non è semplice. Stessa voce di Ercicoria, Ivano Barbon. Purtroppo non ho questo riferimento, non so com'è la voce di Ercicoria, ma parli della mia voce o della voce di Giaconella? Trekking Abruzzo, comunque Trekking Abruzzo, ti dirò anche che se mi iscrivi su Instagram ti vengo a trovare, che io vorrei fare proprio un video di trekking estenuante, magari all'aperto, soprattutto in una condizione di neve dove magari possiamo fare qualche contenuto tipo Rocky. Grande Luca, grazie a te. Ah, hai visto la sfida che abbiamo fatto con Armando, Mirko? Eh sì, è stata una bella sfida. È stata una bella sfida. Avrebbe vinto Armando, ma hai visto, sono stato furbo a dirgli che aveva già vinto, così ha rallentato e quindi nel computo finale ho portato più colpi io. Ovviamente, scherzo, non me ne ero accorto. Pensavo veramente avesse già vinto lui. Ciao Alberto. Massimo Mura fa il tifo per Armando. Roli, sono tornato in palestra da settembre e mi sto allenando con Ottavio Barone, che credo, certo, lo conosco. Bravo Roli. Come va con lo sparring, Roli? Ah, ecco, sì, Ivano, parlavi di Giaconella. Beh, ma Giaconella è sceso dal ring che ancora stava carico, come dicevamo, perché chiaramente avendo avuto quell'esperienza con un avversario che gli si sottraeva di continuo, voi immaginate a cercare continuamente l'avversario e a non trovarlo mai. Non è semplice mantenere la calma, non è semplice ovviamente scendere dal ring e non stare a 2000, e infatti lui stava proprio a 2000. Ma come avete visto, molto, molto umile, molto sportivo, veramente un ottimo atleta. Allora, Ertitto intanto ci scrive che combatte sabato a Roma e il suo secondo match al Pala Santoro. Purtroppo non ci sarò, Titto, lo sai? E non so neanche se ci sarà qualcuno a fare il video, mi sarebbe tanto piaciuto vederti.
Ah, ok. Il tuo avversario si è rotto la mano, quindi stanno cercando un nuovo avversario. Se lo trovano, combatterai. Allora, ti auguro di combattere comunque. Bravo Domenico, hai visto? Sono stato furbo, gli ho fatto una piccola truffetta ad Armando. Gli ho detto, guarda, hai già vinto. Lui ha rallentato e alla fine ha portato meno colpi di me. È l'unico modo per vincere. No, scherzo. In realtà mi sarebbe piaciuto vedere quanto poteva fare. Certo, dovrò tornarci perché l'ho beccato proprio sotto preparazione per questo match, quindi stava tutto imballato con i muscoli. Forse anche volendo non avrebbe potuto fare tanto di più lui. Lara, viva lo sport, viva la box e la nostra furia del quadrario, i tuoi amici di Rocca di Papa. Complimenti allo speaker. Grazie Lara. Qui stiamo per iniziare la serata professionistica. Vi ricordo ancora una volta gli sfidanti. Ci sarà Loli Mauro contro San Filippo Christopher. Sono entrambe super leggeri. Faranno tutte e due 6 riprese da 3 minuti. Loli è l'ultimo avversario di Armando, lo avrete sicuramente visto se avete seguito anche la diretta su DAZN. Noi abbiamo fatto un video proprio in quell'occasione, adesso magari ve lo linko così chi se l'è perso se lo può rivedere. Era un match che è andato su DAZN, è stato veramente interessante. Sicuramente non tutti se lo sono perso, ma forse qualcuno se lo sarà perso, e allora adesso ve lo linko subito. Magari lo vedete dopo che è finito questo match, ragazzi, dopo che è finita la serata. Eccolo qui, ve l'ho linkato. Questo che vi ho linkato adesso è il video che abbiamo fatto con Armando proprio in occasione del suo match contro Loli, match che è andato su DAZN. Roli ci dice, lo sparring è molto divertente, ci sono un bel po' di pugili di tutti i livelli, anche il mio. L'allenamento è molto bello, essermi allenato con te mi ha facilitato, sono arrivato molto preparato. Grazie Roli. Roli, questo è un ottimo feedback, quindi grazie Roli per averlo detto. Rico MBG, ma se nella mia palestra c'è uno che fa da 3 anni box, la stessa palestra quattro anni non ha fatto manco una gara, c'è da fidarsi della palestra tesserata FP? Perché no, Rico? Se un ragazzo non vuole combattere non è colpa della palestra. Tu ovviamente assicurati che la palestra sia affiliata alla federazione, questo te lo dico per stare ancora più sicuro, più sereno. Andrea Stagliano, Armando combatte dopo il match che stiamo per vedere. Primo round, Loli, angolo rosso, San Filippo, angolo blu. San Filippo con il destro avanti, anche Loli è partito con il destro avanti. A vuoto adesso San Filippo. Loli entra con un gancio sinistro. Buona fase di schivata adesso per San Filippo, che poi viene centrato da un gancio destro di Loli.
Loli, come vi stavo ricordando, ha combattuto proprio con Armando, ci ha perso i punti, è stato un match molto acceso. Bene, adesso Loli con questo destro lungo. Bene anche San Filippo con il gancio destro. Ancora gancio destro in uscita per San Filippo. Sinistro di San Filippo e poi gancio destro. Molto chiuso Loli. Riesce a parare questi colpi che sta portando San Filippo. Fase di scambio a due mani dalla corta distanza. Tutte e due molto bravi a chiudersi, quindi non stanno dando spazio ai colpi dell'avversario. Per ora stanno entrando pochi colpi e soprattutto dalla lunga distanza. Fine del primo round. Ecco intanto Ciccia Bomba che ricorda ai nuovi entrati di mettere like alla live, soprattutto se volete sostenere i pugili che state tifando. È un piccolo gesto che però premia anche questa live, perché YouTube apprezza di più ovviamente le live che hanno molte interazioni e hanno molti like, quindi è un gesto anche per far vedere a più persone il vostro pugile preferito. Inizia il secondo round. Loli, guantoni rossi. San Filippo, guanti blu. Intanto Loli prova un gancio sinistro, forse il suo colpo più forte. Bel destro intanto di San Filippo, ancora con il destro San Filippo, prova ad accorciare adesso San Filippo, porta una combinazione, con qualche colpo sta riuscendo ad entrare nella guardia serrata di Loli. Bel montante intanto di Loli, montante sinistro, Loli molto continuo nelle sue azioni, molto aggressivo, in costante pressing. Ancora un bel montante sinistro da parte di Loli e poi un gancio destro sempre a seguire. Scivola intanto San Filippo sul banner dello sponsor. Colpisce forse in un momento in cui avrebbe potuto non farlo Loli. Tutto regolare, continua il match. Loli un po' più efficace dalla corta distanza. Intanto manca un minuto al termine di questo secondo round. Chiedono più colpi dall'angolo di San Filippo. Intanto meno di 30 secondi allo scadere del round.
credo che questo tipo di match sia veramente stancante per una persona non abituata. Loli è un pugile che riesce a condurre questo ritmo per tutte e sei le riprese. Dovremmo vedere se anche San Filippo riuscirà a stargli dietro. Intanto 10 secondi al finire. Ha perso con Armando, Alessio. Sì, l'abbiamo detto. Ah, ecco, lo chiedeva Cristina. Loli ha perso con Armando Casamonica, lo abbiamo appunto anche ripreso quell'evento proprio qualche tempo fa. Sì, Loli è un po' scorretto, diciamo più che scorretto è un po' sporco, a volte lascia partire dei colpi quando magari l'avversario è in fasi un po' così non proprio composte, magari con la testa bassa, e sì, succede anche questo. Ovviamente nei professionisti l'arbitro lascia correre con più frequenza certe azioni. Fuori secondi, sta per iniziare il terzo round. Eccolo qui, appena iniziato il terzo round. Destro e gancio destro di San Filippo. Vediamo se sta provando forse a prendere più iniziativa. Gancio destro ancora di San Filippo. Esce bene dall'angolo San Filippo. Subisce adesso un gancio destro pesantissimo San Filippo, portato da Loli. San Filippo era proprio con le braccia basse, quindi è stato colto proprio in flagranza. Ancora colpi sia al corpo che al volto da parte di Loli, che adesso manca il bersaglio con questo ulteriore gancio destro. Quello forse è un colpo fra i più pericolosi di Loli. Avete visto come esce dall'azione abbassandosi sulle ginocchia, poi risalendo porta quel gancio destro che se va a segno è molto pericoloso. Ora dovrebbe muovere un po' le mani. Intanto qui si è venuto a sedere vicino a noi il nostro amico super abbronzato. Tornato da poco da Miami, non è vero? Sì, è vero ragazzi, guardatelo qua. Giacomo Micheli, per chi non lo conoscesse, eccolo qui. Per chi non lo conoscesse, certo, è stato campione italiano Under 22, adesso deve fare le fasi finali degli assoluti la prossima settimana. E quindi gli facciamo gli auguri. E stasera è venuto a sostenere il suo amico Armando Casamonica, compagno anche di tanti sparring, fra i quali qualcuno lo abbiamo anche ripreso noi. Ma torniamo concentrati qui, mancano 30 secondi alla fine di questo terzo round. Esce bene adesso San Filippo. Passo indietro e poi perno sulla gamba davanti. Loli ancora un po' in avanti con questa testa, a volte rischia di essere un po' pericoloso, l'arbitro lascia correre. Fine del terzo round. Fine del terzo round. No news tubers. Armando combatte dopo questo match. Ci sono altri 3 round, poi combatterà Armando. Intanto a Memento Rome, sì, penso proprio di sì. Sono partiti con il destro avanti, stanno ancora con il destro avanti. Sono assolutamente due mancini.
Marco Azzori. Armando combatte dopo questo match. Nel frattempo sta per iniziare il quarto round. Eccolo qui, siamo partiti. Jab, jab e sinistro per Loli. Sta portando più colpi forti adesso Loli. Insiste invece su queste combinazioni dalla lunga distanza San Filippo. Bravo San Filippo a non farsi trovare dopo essere andato a vuoto con il destro lungo. Bene adesso Loli, montante e gancio. Fa bene a far seguire il suo montante destro con il gancio sinistro. A vuoto adesso San Filippo con questo gancione largo. Match che sta diventando più movimentato. Buon movimento adesso di gambe da parte di Loli, che prova a mettersi in guardia a sinistra, poi cambia subito. Non sta accettando lo scambio San Filippo, sta cercando di boxare Loli sempre dalla lunga. Bel gancio destro adesso di San Filippo. Un gancio destro adesso per Loli. Più aggressivo sicuramente Loli. Ancora montante sinistro e gancio destro per Loli. Sta un po' spingendo il suo avversario Loli, forse l'arbitro potrebbe anche intervenire in qualche momento, ma lascia correre moltissimo. Fine del quarto round. Torno a leggervi. Eh sì Marco, è vero, quando Loli si avvicina porta dei bei ganci. Intanto salutiamo anche gli amici della Silicella Boxing. Grande Mike, ciao Michael. Giorgio Quaresima, Loli nettamente migliore rispetto all'ultimo match contro Casamonica, taglia bene il ring e molta iniziativa, mi piace come sta affrontando il match. Condivido, lo trovo anch'io migliorato. Nel frattempo siamo giunti al quinto round di 6, quindi il penultimo. Dopo questo match c'è Armando, sì. Ciao AF. Destro-sinistro adesso di San Filippo. Loli ha più consistenza però nei colpi, si sente un po' anche dall'impatto
anche quando vanno sui guanti dell'avversario. Forse in una condizione migliore fisicamente Loli rispetto a San Filippo in questo match. Ottima fase di colpi al corpo da parte di Loli, che sta comunque sempre andando in avanti. Pugile molto scorbutico Loli. San Filippo aspetta troppo. Prima di partire viene anche invitato dal suo angolo a portare più colpi. In effetti potrebbe approfittare di più di qualche momento, tipo questo. Poi invece lascia partire Loli e quando prova a ricolpirlo non lo trova. Ecco, queste spinte potrebbero essere anche richiamate dall'arbitro. Ecco che viene ancora a salutarci il papà di Armando, che sta fremendo per vedere suo figlio salire sul ring. Dice: ci stiamo quasi. In effetti questo è il quinto round di 6. Ancora al corpo e poi al volto Loli. Continua ad essere più costante nei colpi. 10 secondi alla fine del match. Fine della quinta ripresa. Ciao Carlo Sacco, buon incontro, le migliore sta vincendo questo incontro, esatto, sì, penso anch'io. Allora, Ale XX, Loli è il pugile con i guanti rossi, San Filippo ovviamente è il pugile con i guanti blu. Cristina dice: bellissimi quei colpi al corpo, è vero. Ultimo round, stiamo per vederlo. Eccolo qui, è appena partito. Sesto ed ultimo round di questo match. Destro adesso di San Filippo. Loli per il momento si sta limitando a girare. Ottima fase di schivata da parte di Loli. San Filippo sta intensificando un po' la sua azione offensiva. Credo che ormai possa sperare di vincere soltanto prima del limite, perché se va alla lettura dei cartellini credo che San Filippo non possa sperare di battere ovviamente Loli. È forse richiesto l'intervento del medico, credo abbia un taglio alla testa a San Filippo, taglio che si è procurato sicuramente in uno scontro o con la testa di Loli o magari, sì, sicuramente con la testa, forse
metteranno fine a questo incontro. No, si continua. Lolli adesso si è veramente scatenato, è tutto in avanti. Scusate, San Filippo si è veramente scatenato, è tutto proteso in avanti. Vediamo se continua fino all'ultimo di questo round. Si sta esponendo molto San Filippo comunque in questa fase, perché sta boxando con le mani basse. Se prende un colpo d'incontro in questa fase rischia grosso. Gancio destro adesso subito da San Filippo. Adesso entra comunque un gancio destro di San Filippo. Se avesse combattuto così dall'inizio, probabilmente sarebbe stato meglio per lui. Alex dice: sarà il mio occhio poco esperto, ma li vedo poco esplosivi. No, no, Alex, hai ragione, sono stati poco esplosivi comunque. Non è l'esplosività la caratteristica che li contraddistingue sicuramente. E come suggerisce Domenico, è anche il fatto che sono alla sesta ripresa, quindi sicuramente sono arrivati alla sesta ripresa un po' provati. Ragazzi, siamo in tanti di più rispetto al numero dei like, allora vi invito a mettere like a questa live se volete sostenere Lolli, se volete sostenere San Filippo, se volete sostenere anche Armando e la Quadraro, e poi con un like sostenete anche Box Live. Insomma, è un piccolo gesto ma vale tanto. Ciao Miruko San, Raffaele, sono d'accordo con te, Lolli molto scorbutico, comunque efficace, penso anch'io abbia vinto, vediamo. Eh sì, vince Mauro Lolli per la Team Box Roma 11. Adesso aspettiamo che sale sul ring, che salga sul ring il nostro pugile Armando Casamonica, il nostro pugile preferito, il pugile cresciuto da Silvano Setaro, dal coach Silvano Setaro, con il quale forma veramente una squadra molto bella del pugilato italiano. Eh sì, dai, Lolli ha veramente meritato di vincere questo match, non c'è stato alcun dubbio. Ora ci sono 5 minuti che ci separano dall'inizio del match più importante della serata. Ovviamente parlo del match di Armando Casamonica, che combatterà contro un pugile georgiano imbattuto che si chiama Mamuka,
con due match e due vittorie. Intanto vediamo che c'è qualcuno qui che si scippa perché ci sono i saldi su Box Live, ragazzi. Guardate qui, Babbo Natale è veramente scippato, si è svenato per darvi questa super promozione. Intanto ciao anche al nostro amico Alberto Arcesi, andiamo bene, sei proprio arrivato in tempo per vederti Armando. Fra 5 minuti combatterà Armando, la furia del Quadraro, come dice anche Edo Cola. Dario Calabrese spaccalo Armando, adesso iniziano ovviamente gli inviti. Ale XX dice: se avesse combattuto così anche contro Armando, Loli avrebbe perso per KO. Sicuramente con Armando avrebbe avuto vita più difficile. Ciao anche a Francesco Nardi. Ciao Francesco Black. Sì, il prossimo match è di Armando. Intanto Alberto, come va tu invece? Come andiamo? Allora Raffaele, guarda, ti saprò dire appena finito il primo round. Ti saprò dire appena finito il primo round perché il suo avversario non lo conosco, so soltanto che è imbattuto e che ha due match. Ma non lo conosco, quindi non saprei proprio fare nessuna analisi in merito. Ivano Barbon, poi tu con questo nome assonante dici Armando miglior barba della scena box italiana. Sì sì, è vero, condivido, c'ha proprio la barba quella dei fumetti, quella proprio precisa, perfetta. Dario Calabrese dice: ho visto allenarsi Armando con te e le bombe che tira sui pad. Eh sì, Armando c'ha delle bombe che ancora deve riuscire ad esprimere appieno durante i suoi match, ma ha un buon margine di miglioramento Armando. Ah, il nostro amico Alberto Arcesi della Boxing Arcesi Team, doveva essere anche lui qui stasera con due pugilatori, ma sorte ha voluto che ci guarda da casa. Evidentemente qualcuno, se non dei tuoi, forse gli avversari, ha avuto qualche problema, magari in termini di salute, anche perché con questo freddo è possibile ammalarsi da un giorno all'altro. Allora, rispondiamo intanto a Francesco Giuffredi. Perché il match è durato 6 round, i pro mica ne fanno 12? Scusate l'ignoranza. Allora, ne fanno 12 soltanto se c'è in palio un titolo internazionale. Se invece c'è un titolo italiano, i round sono 10. Se invece è un match nel quale non ci sono titoli, possono essere 8 i round, possono essere 6 o addirittura anche 4 magari per gli esordienti. Intanto salutiamo anche il nostro amico Brian Zanetti. Ragazzi, riusciamo ad arrivare almeno al numero degli spettatori che siamo online adesso con il numero dei like? Poi non vi chiedo di condividere, certo, se proprio volete darci una mano a condividere questa live con i vostri amici siamo ancora in tempo, quindi spammiamo questa live come farebbe un boomer qualsiasi. Spammiamola ovunque, comunque sia meglio che spammare gattini. Martino Santomauro, conosci anche tu Armando e sai le stecche che tira. O Principe dice: ciao Vale, secondo te ad Armando gli farebbe bene un po' di esperienza fuori? Guarda, fuori o dentro, il discorso è che l'esperienza fa bene a tutti. Quindi farebbe bene sicuramente un po' di esperienza anche con pugili che ovviamente possano metterlo in difficoltà. Questo è fuori discussione. Intanto è salito sul ring l'avversario di Armando, appunto Mamuca.
Armando sta per combattere. Fillo, sei appena entrato e sei entrato proprio in tempo per vederti Armando. Ecco la canzone di Armando. Ciao Vincenzo, grazie mille. Grazie caro. Edoardo, è finito che ha vinto il pugile rosso. Ha vinto Giuliani quel match e poi non si sono menati per fortuna. Ciao Francis Boxing, hai detto qualcosa, poi hai ritirato il messaggio. Chissà cosa avevi scritto a questo punto. O se magari ti sei sbagliato a scrivere, eccolo qui. Ciao Box Live, ciao Francis Boxing, ciao caro. Eccoci qua, stiamo per vedere il match proprio di Armando, che è appena salito e è andato a salutare il suo avversario. Vediamo il coach Setaro che gli ha appena tolto il gilet con il quale è entrato sul ring. Faranno 6 riprese da 3 minuti, 6 riprese da 3 minuti fra Armando Casamonica, angolo rosso, e Abulaze Mamuka, angolo blu. Entrambe imbattuti. Arbitra il signor Marco Marzuoli. Stiamo per partire, è tutto pronto. Adesso l'arbitro inviterà i due pugili al centro ring per dargli le ultime raccomandazioni. Intanto vediamo l'abbraccio di rito fra Armando e Silvano Setaro, abbraccio che avviene come stiamo imparando a conoscere in tutte le situazioni, in tutti i ring, prima di combattere appunto si salutano con questo abbraccio che Armando ha definito un abbraccio che vale più di mille parole, quindi questo è il loro rito. Sul ring vale tutto, ragazzi, vale tutto, anche la condizione psicologica. No, no, non mi date fastidio. Ah, c'è anche il nonno di Jack Micheli qui a vedere Armando, proprio insieme a suo nipote Giacomo. Piacere, eccoci qua, abbiamo anche conosciuto il campione, il nonno del campione italiano Under 22, Giacomo Micheli, che sta qui davanti a noi adesso, si sta dando delle arie, così. Bravo, bravo Giacomo. Le ultime raccomandazioni, cala il silenzio all'interno di questo studio. Suona il gong, parte il primo round, Armando subito al centro ring. Mamuka con il destro avanti. Armando sta cercando il momento per entrare. Mamuka parte con una combinazione con un bel montante sinistro. È il secondo avversario di fila che Armando incontra in guardia destra. Con il destro avanti. Ancora un montante sinistro di Mamuka. Pugile che sta già dando prova di essere comunque un pugile intelligente. Vedete come tiene a distanza Armando. Adesso però l'arbitro interviene perché non si può mettere il braccio teso proprio per allontanare l'avversario. Armando adesso da vicino cerca di sfoderare i suoi colpi corti. Armando è molto potente.
per chi ha seguito anche i contenuti che abbiamo fatto con Armando, ricorderà sicuramente il fatto che il coach Setaro invita spesso ad Armando a portare combinazioni che abbiano un suono tipo tututà. Questo per dire che deve portare combinazioni molto veloci e non deve far passare troppo tempo fra un colpo e l'altro. E mi sembra proprio che in questo primo round Armando stia portando delle combinazioni veloci. Ma Mamuka non è un pugile da sottovalutare. Avete visto con quanta agilità è riuscito a eludere l'attacco con il gancio di Armando. Bel diretto sinistro di Armando che sbatte alle corde Mamuka. Ancora un destro di Armando pieno. Fasi di scambio a due mani. Adesso ancora un gancio destro di Armando che va a segno. Pesantissimo. Mamuka sembra intenzionato a continuare. Sopra e sotto adesso per Armando. Ancora un gancio pesante di Armando. Il primo round sta per terminare, ma non so se riuscirà Mamuka a non terminare al tappeto durante il primo round. Ecco, c'è riuscito. È stato bravo a sottrarsi a questi attacchi di Armando. A questo punto, ragazzi, il pronostico che vorrei fare è questo: a quale round Armando riuscirà a vincere prima del limite? Allenatevi un po' a esporvi anche, dai. Qual è secondo voi il round decisivo per questo match? Scrivetelo adesso, perché scriverlo dopo non vale, eh? Allora, rispondiamo anche a Cristina. Sono, sì, 64 kg, sono super leggeri, sono super leggeri. Che bestia sto ragazzo, dice Ivano. In effetti Armando è veramente un ottimo prospect italiano. Sta nel pieno della sua crescita pugilistica da professionista. E noi stiamo assistendo al suo secondo round di questo match. Diretto sinistro pericoloso di Mamuka. Armando riesce a schivarlo con un bel passo indietro. Armando sta perdendo la pazienza perché Mamuka si è sottratto quasi scappando proprio dallo scambio. È scivolato adesso Mamuka, l'arbitro neanche lo conta, quindi si prosegue. Fine del match. Armando sta dando prova che merita assolutamente avversari più forti, merita assolutamente avversari più vicini alle sue potenzialità. Questo Mamuka non era da sottovalutare. Un pugile comunque con due match vinti. Un pugile che è venuto qua per combattere, ma che ha trovato di fronte la furia del Quadraro e non ha potuto fare nient'altro che appunto arrendersi ai suoi colpi. Karl Warsch: c'è una differenza di fisicità, ma il peso è lo stesso. La fisicità è una cosa che comunque sia non sempre premia. Se pensate a Golovkin nei suoi match, Golovkin incontra anche pugili più prestanti di lui eppure li smonta tutti. Oppure se pensate a Campbell, il pugile inglese che ha perso con Garcia, Campbell filiforme eppure ha vinto le Olimpiadi. La fisicità non è tutto nel pugilato. Pensate anche a Lopez contro Cambosos, un pugile nettamente meno prestante rispetto appunto a Lopez, ma appunto Cambosos stesso disse
nel pugilato non è una gara di muscoli, è una gara che si combatte con i pugni, quindi intanto approfittiamo di questo momento di stallo per ricordarvi che nella nostra palestra online è il momento migliore per abbonarsi, perché ci sono tantissime promozioni su tutti i piani di abbonamento e soprattutto a breve vedremo nella nostra palestra online anche Armando. Per farvi provare anche qualche allenamento di quelli portati avanti proprio da Armando, quindi ragazzi vi consiglio di abbonarvi se volete comunque allenarvi anche da casa e se volete provare ad allenarvi come si allena il nostro amico Armando Casamonica. Ma intanto vediamo l'ufficialità di quello che è già un risultato certo. KO tecnico alla seconda ripresa, Armando Casamonica, la furia del quadrario si riconferma imbattuto e noi lo aspettiamo ovviamente per i prossimi appuntamenti e lo aspettiamo sul ring con pugili ancora più forti. La sua scalata è appena iniziata, ha solamente 21 anni Armando, ancora ha tutta la strada davanti. Ecco adesso Armando con coach Setaro. Ricordiamo anche che oggi è il 13° compleanno della Quadraro Box, della Quadraro Boxing Gym, quindi anche complimenti a coach Setaro per questo importante traguardo. Rondo Rumbanine, cosa pensi del match di Mastro Nunzio? Penso che Mastro Nunzio abbia fatto in pochissimo tempo ciò che i pugili italiani, anche magari i campioni italiani, non hanno fatto in tanti anni, per cui è andato a combattere direttamente nel tempio della boxe mondiale. È andato a combattere Mastro Nunzio al Madison Square Garden, nel sottoclù di Lomachenko, cioè nessun altro pugile in Italia può dire di aver fatto lo stesso. Ha poi perso, ma comunque può dire nella sua vita di aver combattuto al Madison Square Garden. Ecco, io penso che Mastro Nunzio abbia contemporaneamente sia perso che vinto. Questo è quello che penso. Grazie a voi, grazie a Mick Mass, grazie a tutti quanti. Armando dovrebbe avere a questo punto 7 match vinti su 7 match. E noi siamo arrivati al termine proprio di questa serata. Grazie anche a Roli. Un caro saluto a te, un caro saluto a tutti quanti, un abbraccio affettuoso ragazzi. Box Live vi saluta qui al Quadraro, è tutto, alla prossima diretta. Se ancora non sei iscritto al nostro canale, ecco, è il momento di iscriverti, è gratuito iscriversi. Ciao e buonanotte.